A tutti voi la più cordiale buonasera e ben ritrovati dagli studi del TG Noi. Apertura di questa edizione del TG, torniamo ad occuparci dell'ex manifattura di Lucca. Dunque, adesso la notizia è certa, dal 2024 riprenderanno i lavori. Manifattura, si riparte. La Giunta Municipale di Lucca ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la parte nord dell'edificio, quella che si affaccia su via Vittorio Emanuele e Piazza della Magione. Il documento, che segna la ripartenza dell'iter dopo uno stop durato alcuni anni a causa dei fallimenti delle ditte impegnate nei lavori, è stato presentato dal sindaco Mario Pardini e dall'assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani. C'era da riprendere, purtroppo dopo il fallimento ultimo, corsi, ricorsi che ci sono stati dentro, ci sono già 15 milioni di euro stanziati, che erano in parte PIUS, in parte risorse nuove che ha messo l'amministrazione, proprio per terminare i lavori della parte dell'Expo Comics, il piano terra, e quelli legati alla formazione, campus, sul primo e secondo piano. Questa parte è il primo lotto che dovrà iniziare a inizio 2024 e terminare più o meno dopo inizio 2027. Previsto anche un successivo secondo lotto di interventi riguardante la porzione di manifattura che si affaccia su via Vittorio Emanuele e Piazzale Verdi, in colore blu su questa cartina. Qui troveranno posto alcuni uffici comunali, tra i quali quelli dei lavori pubblici, del turismo e dei tributi. Intanto però ci sono dei lavori urgenti che partiranno subito, quelli per bloccare le infiltrazioni d'acqua che stanno portando al degrado gran parte dell'edificio, importo 2 milioni di euro. Al porto di Marina di Carrara sono in arrivo altri 118 migranti. È previsto per giovedì mattina alle 9 l'arrivo nel porto di Marina di Carrara della nave della ONG tedesca Sea-Watch. La Sea-Watch 5, con a bordo 119 migranti salvati in una missione di recupero la vigilia di Natale. Il più piccolo dei naufraghi ha appena 3 anni. La ONG era al largo di Lampedusa per coadiuvare le ricerche di un peschereccio in difficoltà con a bordo 150 persone, insieme a due motovedette della Guardia Costiera italiana. Parte dei naufraghi sono stati inviati all'hotspot di Lampedusa, mentre il grosso delle persone tratte in soccorso, quelle appunto a bordo della Sea-Watch 5, sono state destinate a Marina di Carrara. Inevitabili le polemiche riguardo l'opportunità di inviare le navi delle ONG a 1.150 km di distanza dalle zone di salvataggio. Una politica, non hanno mancato di sottolineare i portavoce delle ONG, che ha lo scopo di tenere queste navi lontane dalle aree operative per più tempo possibile. Una scelta definita ancora disumana e su cui l'Unione Europea dovrebbe riflettere approfonditamente. Nel prossimo servizio andiamo invece a raccontarvi di un atto vandalico compiuto a Viareggio, un atto vandalico davvero grave. Uno sfregio alla memoria della strage di Viareggio, ma anche ad un progetto solidale realizzato da ragazzi disabili. Sono stati danneggiati irrimediabilmente 4 dei 9 pannelli che compongono il progetto dal titolo Vivere e ricordare e Vivere e ricordare 2, posizionati lungo il muro della ferrovia di Viareggio di fronte alla Croce Verde, in corrispondenza del punto dove sorgeva la passerella pedonale distrutta dall'esplosione del vagone cisterna la notte del 29 giugno. I pannelli erano stati realizzati dai ragazzi disabili della cooperativa sociale Le Botteghe della Cartapesta nel 2022 e nel 2023, in un progetto finanziato dalla Fondazione Banca del Monte e dalla Fondazione Cassa di Risparmio, e rappresentavano scene di vita viareggine, oltre a vedute proprio della passerella. Ignoti hanno pensato bene di strapparli, probabilmente facilitati da alcuni lembi già staccati dal maltempo, distruggendone completamente 2, mentre in un altro i vandali hanno addirittura staccato una per una le figure presenti nella scena di cartapesta, e su un altro pannello è stata quasi completamente strappata la figura di una barca ormeggiata al molo. Un episodio inspiegabile, dettato sicuramente dall'ignoranza dei vandali, che non erano a conoscenza del significato di questi pannelli, nonostante le targhe affisse per spiegare il senso del progetto. Cambiamo argomento e parliamo della 33ª edizione del Presepe Vivente di Ruota.
Come da tradizione, nel giorno di Santo Stefano, il borgo collinare di Ruota, nel comune di Capannori, si è trasformato in una piccola Betlemme, dove gli antichi mestieri diventano una vera attrazione in attesa del passaggio di Maria e Giuseppe, quando chiederanno a tutti ospitalità per la notte. La rievocazione religiosa, giunta alla 33esima edizione, quest'anno ha celebrato gli 800 anni dalla prima Natività di Greggio, così come l'aveva pensata San Francesco. Anche per questo pure il presepe di Ruota ha assunto più importanza, grazie soprattutto all'impeccabile organizzazione in grado di ospitare migliaia di persone, ma anche di lanciare un forte segnale di comunità. Una tradizione che trasforma un borgo, quello di Ruota appunto, con presepe vivente, con tantissime animazioni, e credo questo sia il bello appunto del nostro territorio, un tessuto di associazioni, di persone che si impegnano per valorizzare i propri paesi, valorizzare le proprie comunità e rendere speciali le giornate, e in particolare una giornata come questa nel periodo natalizio. Ruota ha sempre mantenuto un certo rigore, non perdendo mai di vista il senso e l'importanza della nascita di Gesù bambino e il significato per tutta la cristianità e non solo. Questo evento, che è molto significativo per noi cristiani, ma penso che sia anche un modo di aggregazione, di amicizia anche verso le persone che non credono, ecco, alla nostra spiritualità. Quindi presepe è unione, il presepe è pace, il presepe è aggregazione. Quindi il Natale è la gioia del Signore in mezzo a noi. Il momento forse più suggestivo di tutto il pomeriggio è stata la parte finale, quando la Sacra Famiglia ha intrapreso tutto il percorso all'interno del paese di Ruota e, dopo aver bussato a tutte le porte, ha trovato rifugio nella capanna, dove si è celebrato il gran prodigio, la venuta al mondo del Salvatore. Bene, con questo servizio si chiude la prima parte del nostro telegiornale. Adesso la linea va alla regia per una serie di utili suggerimenti commerciali.